Buon pomeriggio amici lontani e vicini, siamo nel chiostro normanno, con noi l'avvocato Francesco Malfitano e il deputato nazionale Maurizio Lupi. Le Olie ripartono e ripartono in grande stile con questa bellissima iniziativa dell'avvocato Malfitano, eoliano doc, e quindi non poteva essere che lui a far ripartire queste isole, giusto Francesco? Ti ringrazio per queste bellissime introduzioni che mi fai, assolutamente. E ripartiamo da questo chiostro che ha una storia straordinaria. Chiediamo oggi ad artisti, politici, poeti, pianisti straordinari cosa vuol dire ripartire, a cosa serve una ripartenza e come si può ripartire. Grazie a Francesco. Onorevole, le Olie ripartono alla grande. E non a caso si riparte dalle Olie. Le Olie non sono un luogo astratto, le Olie sono un luogo dove la comunità si incontra, dove la bellezza si sposa alla vita quotidiana delle persone, dove la storia incontra e si sposa col presente e col futuro. Quindi si riparte da qui, cioè si riparte dall'uomo che sfida la realtà e che è capace di guardare e di sognare verso il futuro. Due battute velocissime sulle problematiche delle Olie che fra l'altro voi attentamente avete affrontato anche grazie al regista. Sì. E allora la prima, la questione sanità, questo ospedale a perdere, addirittura non si può più nascere alle Olie. Appunto, ripartire vuol dire anche ripartire dalla quotidianità e dalla sfida dei problemi concreti. Io ho incontrato una nonna oggi che preoccupata perché la figlia per partorire deve andare a Messina, va bene, gli danno anche un contributo di 3.000 euro, ma perché quando uno quando glielo danno, così mi ha raccontato, vede, mi vede preparato, perché giustamente incontrando un rappresentante delle istituzioni il cittadino a chi si rivolge se non alle istituzioni, ma è nel 2021 una cosa dell'altro mondo non poter mettere al mondo un figlio nel luogo dove si abita. E tra l'altro la sfida della nascita, la sfida del futuro passa attraverso questo. Poi c'è tutto il tema del recupero, della riqualificazione di posti meravigliosi o di cave meravigliose che possono essere recuperate e ritrasformate, ma so che di questo l'avvocato Malfitano ne ha parlato col presidente della regione Sicilia, con l'assessore. È una Però sfida voi avete sfida. Fatto un'altra proposta, quella di realizzare una Cinecittà Euliana. Ma qui il vulcano, a proposito delle Olie, è Malfitano, quindi non so se fare un complimento al vulcano o un complimento a Malfitano, scegliete voi. San Calogero, qualcosa possiamo fare per riaprire queste terme secolari? Risalgono fin dai tempi dei Romani con il Tholos del periodo miceneo, il più antico del Mediterraneo, chiuse da 50 anni? A proposito di santi, a me l'hanno fatto visitare, però ci affidiamo ai santi e quindi vabbè, e qui abbiamo solo Bartolomeo che ci può aiutare, oppure ci rimbocchiamo tutti le maniche e iniziamo a ripartire a proposito dalle eccellenze che ci sono. Inutile inventarsi le cose, ripartiamo da ciò che c'è e lavoriamo insieme per il futuro. Mi raccomando, su Rete 4 salutiamo Veronica. Grande Veronica, ciao. Ok, grazie anche a voi, grazie al nostro webmaster e grazie a tutti voi. Arrivederci. Ciao.